Sognare si può? Eccoci qua con quattro passi di salute del parco, che dicevamo con il dottor Paolo Guiso, che è cofondatore del progetto, oltre ad essere garante per i diritti degli animali della regione Piemonte. Non lo vorrei mai dimenticare, anche perché insomma, per chi ama gli animali è molto importante, no? E tu sei un appassionato, lo sappiamo. E dicevo, cofondatore del progetto insieme con Amar Piemonte, quindi il dottor Ugo Viora, Walk in Progress, Daniela Cogato, è un bel gruppo di persone che ormai da tempo vi seguono nei vostri appuntamenti, nelle vostre attività. E stavamo dicendo, siamo qua per parlare del prossimo appuntamento, quello del 3 dicembre. Esatto, innanzitutto un caro saluto a chi ti segue via web, via tutte le vie che usi. sì, è l'ultimo incontro di quest'anno. Il progetto Quattro Passi di Salute nel Parco prevede delle attività, diciamo così, di campo, che sono queste camminate, field walking, metodo da Milano, incontri, ovviamente scambi di esperienze dal vivo, ma anche una componente di tipo culturale, che quest'anno ha visto 10 eventi riguardanti gli animali, la natura e la salute dell'uomo. Questo è un progetto che rientra proprio nella filosofia di una sola salute. Oggi a un convegno a cui ho partecipato, degli esperti del mondo del rapporto uomo-animale alla fine delle relazioni hanno portato una slide, un'immagine che fa vedere uomini, animali e natura nello stesso colore, delle stesse dimensioni, nello stesso luogo. Ed è la filosofia che ci ha portato a creare questo luogo di incontro, che è il progetto Quattro Passi di Salute nel Parco, e in particolare vogliamo chiudere la stagione, anche l'anno, con un argomento estremamente importante, sono i bambini. I bambini sono quelli che domani saranno seduti qua al posto mio, al posto di Ivana, probabilmente al posto anche di qualcun altro. Eh sì, il nostro futuro, no? Sono il futuro e sono probabilmente un mondo nel quale non investiamo abbastanza, non in denaro, ma in tempo, in attenzioni. Come non facciamo più neanche con gli animali che vivono con noi. E quindi questo incontro è ovviamente dedicato a loro. L'incontro ha inizio sabato 3 dicembre alle ore 9.30, sempre nella sala convegni della Cascina Le Vallere, in Corso Trieste 98 Moncalieri, all'interno del Parco Le Vallere. Il titolo dell'incontro è Disagio e malattia nei bambini e negli adolescenti, le cicatrici del Covid. Le cicatrici del Covid, è molto importante, mi piace molto questo, vabbè, sono interessanti, devo dire, tutti gli appuntamenti che sono stati fatti, ma dedicare un'attenzione così particolare al disagio che ha creato comunque questa situazione pandemica, che poi comunque si è prorogata, perché le conseguenze, al di là del momento critico che abbiamo attraversato, proprio di fermo totale, e hanno continuato, diciamo, a trascinarsi nel tempo, nelle attività e anche nelle reazioni dei ragazzi. Certo, ma ti dirò che il termine cicatrice è azzeccato, perché la cicatrice è l'esito di un trauma, di una ferita, no? Di un qualcosa di negativo che non se ne va via subito. Le ferite a volte restano tutta la vita, oppure si riducono in una cicatrice che magari non si vede più tanto, ma alla fine un briciolino di presenza ce l'ha sempre. E, certo. Ovviamente l'intento di coloro i quali si occupano di qualità di vita delle persone hanno la tendenza a ridurre al massimo le cicatrici, le ferite se possibile, ma la ferita del Covid non è stata facile da governare. E speriamo che i tecnici, che sono poi medici, psicologi, psichiatri, educatori, tutto il mondo che sta attorno all'infanzia e all'adolescenza soprattutto, sia in grado di governare le cicatrici e di farle sparire in fretta o di ridurle in fretta.
Questo è l'augurio. Diciamo che, insomma, come andremo a trattare l'argomento? Cosa avete immaginato? Diccelo con questa voce bella potente, in modo che ci possano sentire. L'intervento è innanzitutto legato ovviamente ai relatori, a coloro i quali interverranno, che sono innanzitutto l'avvocato Xenia Serra, che è il garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte, figura importante di riferimento per coloro che si occupano non soltanto di malattia, ma forse soprattutto di disagio dei bambini, delle loro famiglie, del rapporto con le istituzioni. Dopodiché ci saranno due pediatri, un pediatra dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, che è la dottoressa Antonella Traverso, che ci racconterà di quello che succede nei reparti, di chi arriva nei reparti, che patologie ci sono, se sono cambiate le patologie a fronte della pandemia del Covid e di come ovviamente l'ospedale non trattiene d'ufficio i pazienti per moltissimo tempo, quindi deve impostare delle cose che possono poi essere utili anche nella vita all'esterno delle strutture sanitarie. Certo. Questo verrà affrontato anche dal dottor Davide Montin, che è un pediatra dell'ambulatorio di reumatologia dell'azienda sanitaria ospedaliera della Città della Salute per i torinesi, Regia Margherita, che è l'ospedale dei bambini, no? Tutti sappiamo, bambini. Lo nominiamo proprio così spesso. La persona a cui noi siamo molto affezionati, perché attraverso l'AMAR col suo gruppo abbiamo fatto qualche anno fa, ante-Covid, ormai credo che AC non vorrò più dire avanti Cristo, ma hai ragione. Ante-Covid, poi ovviamente risorse, situazioni eccetera hanno frenato quel mondo. Abbiamo fatto un magnifico lavoro con i bambini affetti da artrite reumatoide idiopatica, l'incontro con gli animali, le terapie e anche un pochino di riabilitazione. È un progetto di cui parlerò tra qualche minuto. E infine la dottoressa Elena Paschetta, una psichiatra, e che ci parlerà di una cosa a cui uno non pensa, che i bambini nascono un certo giorno, ma sono già nella pancia prima. Quindi le mamme che hanno subito il Covid e che magari avevano qualche problema di disagio, qualche situazione difficile, a seguito della nascita dei bambini ha avuto i problemi di famiglia che si sono poi ovviamente riversati sui bambini stessi, sui loro fratelli, in un mondo in cui i bambini per 2 anni, a parte i familiari stretti, non hanno più visto gente sorridere perché le mascherine ci hanno impedito di vedere sì, la gente sorridere. Vero. E questo è argomento, devo dire, di ogni tanto, soprattutto di riflessione, perché effettivamente è stata già dura per noi adulti, no? La distanza, certo. Il fatto di non poter incontrare la maggior parte delle persone, perché poi esattamente, e di non poterle vedere, quindi se non attraverso gli occhi tu non potevi immaginare appunto il sorriso piuttosto che l'espressione del viso, che veniva molto nascosta. La mimica degli esseri umani è in buona parte legata al sorriso, poi gli occhi eccetera, certo. No, il sorriso è importante perché è la chiave di apertura nei confronti dell'altra persona. Verissimo. Tra l'altro, adesso io non so se durante questa giornata si toccherà anche questo, però leggevo proprio qualche tempo fa del numero elevato di adolescenti che devono affrontare questo disagio e che in alcuni casi, in molti casi purtroppo, sfocia addirittura nel tentativo di suicidio, addirittura, no? Ci sono sicuramente le variabili sono tanti, però pare che questo disagio, proveniente proprio da un periodo completamente di chiusura, eccetera, abbia aumentato le difficoltà proprio dei bambini e degli adolescenti, certo. Anche nei confronti proprio dell'affrontare la vita, no? Tanto da decidere di fare anche talvolta delle scelte molto difficili. Sicuramente i nostri
relatori affronteranno questo problema perché è il loro mestiere e se non lo affrontano gli verrà chiesto, ma ho sentito anche cose, sì, l'autotraumatismo. Esatto. Poi questo rapporto, il rapporto che loro hanno con il mondo informatico, quindi, ma soprattutto il web e soprattutto il rapporto con i social, ha fatto sì che si creino anche nel nostro paese quei rapporti tra comunità di ragazze che si sfidano in sfide pericolose. Esatto. Questo l'avevo accennato nel nostro vecchio incontro, sempre di pediatria, che aveva il titolo Meglio giocare nel parco. Sì. Dove è finito il cortile? Dove è finito? Sì, sì. Perché? Perché il mondo nel quale tu sei protagonista, insieme agli altri, però ti confronti, giochi, fai anche delle sfide, c'è anche un pochino di competizione, a volte anche molte cose, però dove tu sei il protagonista e quello invece in cui tu sei il protagonista dietro un diaframma che è quello del sistema informatico, quindi tu però ti confronti con un numero molto grande di persone. Per cui non essere partecipe a quella comunità vuol dire essere escluso da una grande comunità che in realtà non vale niente. Però, esatto. Perché come diceva Crepè, la ragazza che si è suicidata aveva 500 amici nel web, ma nessuno è andato a parlargli la sera che lei ha deciso di uccidersi. E questa è la cosa. Esatto, importante. Questo rapporto umano che è andato stemperandosi sempre di più. Il Covid lo ha. Non potevi neanche uscire. Esatto, diciamo che ha esasperato delle problematiche che già esistevano, per l'amor di Dio, però sicuramente ha trovato terreno fertile, no? Questo velo nero, questa anche solitudine per certi versi, si sono trovati ad affrontare e che hanno talvolta appunto cercato di risolvere inserendosi in questi gruppi. Certo. Di internet, questi virtuali, no? Queste amicizie virtuali, questi giochi virtuali. E a proposito di questo, questa giornata vuole aprire uno spiraglio verso un mondo che noi abbiamo conosciuto e che si sta riprendendo, che è quello degli interventi assistiti con gli animali all'interno di un luogo all'esterno dell'ospedale, cioè all'interno della cascina delle Vallere, che venite a vedere che meraviglia che è, perché è una cascina di una volta con una grande area che adesso è un grande giardino, all'interno c'è un anfiteatro, ci sono dei luoghi per incontrarsi e riunirsi, poi all'esterno ci sono diverse opportunità, il giardino, il parco è molto bello, sul Po, ma ha area per i cani, ha un'area recintata dove si possono fare delle attività che sono leggermente riservate rispetto al resto del parco, e lì a fine dell'incontro verrà presentato un nuovo progetto che si intitola Meglio giocare nel parco. Meglio giocare nel parco, un progetto nuovo che sta prendendo proprio forma e che, voglio dire, di cosa vi occuperete con questo progetto nuovo? Questo progetto è il frutto di una richiesta, di una ripresa di rapporti con le pediatrie, soprattutto dell'ospedale di Moncalieri e della Regina Margherita, nei reparti che hanno lavorato con noi, ma è aperto a tutto il mondo che riguarda l'ASL Torino 5 è una parte di Torino che afferisce geograficamente all'area delle Vallere. Chi abita, diciamo, la zona di Barriera di Milano probabilmente... E magari un po' scomodo, potrà, certo. Sì, però noi nella struttura di questo tipo di progetto c'è la possibilità della replica, perché è un progetto che vede i bambini e gli adolescenti, perché oggi la pediatria arriva a sfiorare i diciottenni, quindi è un lasso di tempo lungo e che comprende delle situazioni proprio tecnicamente molto diverse. Le caratteristiche di un sedicenne e di un quindicenne sono molto diverse da quelle di un bambino di 3 anni. Certo. Lo vedono anch'io che faccio veterinario. Cioè, un cucciolo non è un cane di un anno e mezzo, ma certo. è ben donde si può pensare che un ragazzino non sia un bambino, però le problematiche che
le strutture ospedaliere e i pediatri di libera scelta possono avere nei confronti di loro pazienti che al di fuori dell'ospedale o al di fuori dell'ambulatorio hanno bisogno di una sorta di sfogo, userei un termine vecchio ma che è esaustivo, devono sfogarsi, devono fare qualcosa. Allora questo progetto prevede che all'interno del parco, ovviamente con una serie di strutture tecniche che sono l'accoglimento, sono l'accudimento che vedremo come, e soprattutto la possibilità che hanno i genitori di venire, di lasciare i loro bambini e andare a fare fit walking. I nostri operatori di fit walking li accompagneranno a camminare nel parco, i bambini non dovranno più essere un problema per quell'ora, ora e mezza, lì si vedrà un pochino come strutturarlo in base all'utenza. Quindi i genitori vanno per conto, vanno a camminare, a chiacchierare, si dimenticano un attimo dei bambini, e i bambini, a seconda dell'età e delle situazioni ovviamente, vengono introdotti nel mondo degli animali come conoscenza, come accudimento, come contatto, ma anche, poiché la struttura lo consente, come movimento all'esterno dei locali nei quali si fanno gli incontri. Questo è molto importante perché la possibilità di fare attività fisica è complessa, va dalla camminata agli esercizi dell'agility speciale, special agility, alla ginnastica con gli animali e agli incontri con quelli che nel parco hanno gli altri animali. Cioè, sarà una cosa che in corso d'opera verrà costruita, ha una sua struttura, non si può uscire diciamo così tanto dal seminato, però siccome le situazioni sono molto diverse e le età sono molto diverse, allora anche l'impostazione del rapporto tra il conduttore dell'animale e il coadiutore, quindi il binomio uomo-animale, il bambino ragazzo con l'animale e colui quale invia il paziente, saranno un po' modulati in base alle esigenze del singolo. Questo è sicuramente un aspetto nuovo, no? Che si va ad affrontare, cioè calcolando di poter utilizzare movimento, ma anche pet therapy se vogliamo, fuori, come ci spiegavi, dal classico, dalla struttura ospedaliera o comunque di riabilitazione, eccetera, e quindi unire, se vogliamo, l'utile al dilettevole, e cioè il movimento fa bene alla salute, lo dobbiamo fare, tante volte ci creiamo delle scuse, ci troviamo delle problematiche, no? Quello che dicevi, il discorso del genitore che ha il bambino e come devo fare, devo seguire, in qualche modo si cerca di dare sollievo e quindi di poter risolvere una serie di problematiche e quindi permettere anche di godere delle possibilità e dei miglioramenti a livello proprio di guarigione, insomma, dello star bene. Dello star meglio, poi sì. Oddio, non essendo omogenee le patologie, ce ne sono che hanno la possibilità di migliorare decisamente attraverso anche interventi assistiti che sono legati soprattutto al movimento, ecco, altre che ovviamente hanno conforto in quel mondo, hanno conforto le famiglie. Noi nel vecchio progetto avevamo i bambini che dicevano no, adesso vai, che io sto qui col cane, però prima si facevano fare iniezioni. Quindi ci sono delle chiavi di lettura estremamente complesse ma estremamente interessanti, per cui in fondo i genitori a volte è meglio, mi spiace dover usare il termine allontanarli, perché diciamo, le cure parentali dei mammiferi sono una cosa molto importante, ma in realtà il bambino che è ammalato a volte è persino troppo accudito. Quindi magari ha bisogno di un pochino, oggi questo convegno, non è farina del mio sacco, ma il bambino ammalato è un bambino difficile anche per questa sorta di campana che i genitori, i parenti gli creano attorno. Non è mio compito, non è il mio mestiere, però il mondo One Health, cioè uomini, animali e natura che stanno bene, ci impone a volte di mettere qualche piede leggermente fuori dal seminato. Questo è importante, no? Anche rendersi conto delle opportunità e a volte anche di alcuni limiti che, certo, con tutto il bene possibile, perché chiaramente si fa
per cercare di proteggere, di far star meglio il bambino malato piuttosto che la persona che non sta bene. Tante volte magari invece per far bene non facciamo bene per nulla, quindi anche scoprirle queste cose è interessante, e questo... Certo. Può avvenire, cioè la scoperta, l'informazione può avvenire ed è avvenuta quest'anno con diversi appuntamenti, proprio quelli che abbiamo presentato, che avete presentato all'interno del Parco Le Vallere, ha permesso di venire a conoscenza di informazioni che poi ti permettono di gestire anche delle situazioni che sembrano semplici, no? E ignorando determinate situazioni, invece magari ti vai a complicare la vita. Mi viene in mente l'incontro che è stato fatto a proposito, per esempio, delle zecche, e quindi magari uno pensa di andarsi a fare una passeggiata tranquillo e non sa in realtà che... Cioè, non è un problema drammatico, devi saper gestire, devi semplicemente avere l'informazione per poter bene gestire la situazione che vai ad affrontare. Questa, e ce ne sono state moltissime altre, certo. No? Anche proprio il modo, per esempio, di camminare, di muoversi, perché è vero, come ci avete insegnato, che il movimento fa sicuramente bene per tantissime patologie. Però va fatto nella maniera corretta, sì, anche per esempio, no? La maniera corretta vuole anche dire, con lo stesso tempo, utilizzare al meglio il tempo, cioè muoversi in un certo modo vuol dire stare con la schiena, cioè utilizzare le articolazioni senza camminare, è un atto che a lungo diventa anche faticoso, però è giusto che sia così, perché poi in tutti gli specialisti che sono venuti, ma tutti, hanno detto, non ultimi i reumatologi, l'altra settimana, certo. Camminare mezz'ora al giorno, 5 giorni alla settimana è la miglior terapia che si possa, o coterapia che si possa avere, perché fa bene a tante cose, anche all'umore. Certo. E l'umore in certe malattie è forse più importante della cura in sé per sé. Ma infatti, anche perché effettivamente, anche se vogliamo, uno spunto, una, come dire, un'occasione per condividere e tornare magari a sorridere insieme alle persone, tornando a bomba, no? Cioè a quello che un pochino ci è mancato sì, ai grandi e ai piccini, è mancato un po' a tutti, no? Ma è carino, perché camminare insieme vuole anche dire chiacchierare, perché all'inizio, esatto, devi fare attenzione a utilizzare una certa tecnica per camminare bene, muovere bene le articolazioni e avere anche una certa velocità. Poi quando hai acquisito la tecnica e diciamo, vai, allora chiacchiere. E certo, allora ti senti un pochino più libero. Il tempo, certo, passa in un attimo, quell'ora, ci è capitato anche di camminare 2 ore anche velocità sostenuta e non accorgersi, perché si chiacchiera di tutto. È importante, no? Per ritrovarci. Esatto, ma se hai un problema e chiacchiere il tuo problema con un altro che ne ha un altro diverso dal tuo, allora si fa la competizione, non sono più ammalato io, sei più ammalato questo tu. Sì, può essere. Non più acciaccato io, sei più acciaccato la tu. Gara, sì, a chi sta più male. A chi è più, no, acciaccato. Però da un certo punto di vista, da un lato c'è la gara, dall'altra c'è anche un po' di sollievo, no? Perché dice, vabbè, non sono l'unico, non sono l'unica persona che ha questo tipo di problema. Lui l'ha affrontato bene, io lo affronto così, certo, anche certo, il confronto, certo. Tante volte, adesso al di là, diciamo, tra virgolette, del lamentarsi di più e di meno, sì, no? Visto che, però invece può essere anche costruttivo il confronto. Sì, 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 ma ho visto che alla fine non ci si lamenta un granché. Si raccontano cose, si raccontano esperienze, è un po' un circolo. E un po' il vecchio circolo che una volta c'era nei paesi, erano l'osteria, si andava a bere un bicchiere, a giocare a carte, a chiacchierare, lì si cammina e si chiacchiera. Però mi sembra un'ottima, esatto, un ottimo modo per tornare al rapporto con le persone e con la natura, no? Che certo. Negli ultimi anni, tra
diciamo la modernità, quindi presi da tutto ciò che è moderno, cioè, e comunque la mancanza a volte di tempo, la frenesia, no? Perché poi dietro a una serie di scuse ci nascondiamo, e in più è arrivata anche questa pandemia che in qualche modo ci ha fermati, ci ha costretti anche un po' a riflettere probabilmente su alcune situazioni. Sì. Ci aspetta un attimo, forse è il caso che riprendiamo in mano un pochino la nostra vita e il nostro rapporto con gli altri, certo, che diventa veramente fondamentale. Il nostro tempo sta volando, per cui come vorrei così facciamo il punto, tiriamo un attimo le fila e ricordiamo quelle che sono le cose importanti. E ovviamente diciamo che entro la fine dell'anno, le prime due settimane del prossimo anno, abbozzeremo il calendario dell'anno venturo, sia per quanto riguarda i progetti, il progetto Quattro Passi Futuri nel Parco acquisirà una nuova connotazione con incontri, sempre ne faremo forse qualcuno di meno, un po' più mirati, in base anche alle esigenze delle persone, perché quest'anno noi abbiamo, questo gruppo ha messo in piedi un calendario in relazione a quelle che noi ritenevamo fossero le esigenze della gente. È stato fatto con successo, però purtroppo i primi sei mesi erano ancora influenzati dalla pandemia, la gente non veniva, quindi abbiamo fatto collegamenti in rete, eccetera, eccetera. Quest'anno vorremmo dare una connotazione un pochino diversa, magari fare solo 8, con argomenti di carattere più di ampia diffusione. Adesso vedremo. Alcuni saranno strani, perché la stranezza attira. Assolutamente sì. A me piacerebbe fare un intervento sulle macchine che sostituiscono le funzioni perse. Interessante, gli occhi, anche le orecchie, questo aspetto. Gli arti, e i robot per la diagnostica, queste cose che danno l'immagine della medicina, è un'immagine che fino a qualche decennio fa non esisteva, quindi imparare cose nuove. Si allargerà probabilmente numericamente il progetto su di quattro passi, e poi per me personalmente è importantissimo che decolli quello dei bambini. Certo. E giocare al parco è meglio, è un'opportunità per la comunità, non per noi. Noi, diciamo, la maggior parte di noi il suo percorso lo ha fatto. È importante per quelli che lavorano con noi, per gli operatori, con gli animali e per le risorse che potrebbe dare ai medici pediatri del nostro territorio. È importantissimo dal mio punto di vista veramente accendere un riflettore su questi fatti, no? Sui nostri ragazzi, sulle nuove generazioni, sulle problematiche dei bambini e anche dei genitori, no? Che devono comunque assisterli, eccetera. Quindi potrete, intanto l'appuntamento è per sabato alle 9.30. 9.30, Parco del Vallere, in Corso Trieste, Moncalieri. Per parlare di questo argomento e anche del progetto legato proprio a... Ricordo che i nostri eventi sono tutti liberi e gratuiti. Esatto, questo è molto importante. Molto importante. Oggi la dottoressa mi chiedeva: ma è il parcheggio? E c'è il parcheggio. C'è il parcheggio, è vero, c'è il parcheggio. Per fare un evento la cosa più importante non è dove lo fai, ma se c'è il parcheggio vicino. Ma guarda, non è cosa da poco. Non è cosa da poco. Perché magari tu vuoi partecipare a diverse attività anche interessanti, però tu devi capire come arrivarci e appunto dove mi metto la macchina, in tasca, dove, quanto costa, esatto. Invece anche in questo caso non costa. Il parcheggio è libero, ce n'è tanto, sì. e anche l'evento è libero, quindi si può avere libero accesso. Certamente. Quindi ci vediamo lì, l'appuntamento sì. È sabato, ribadiamo, alle 9.30, Parco Le Vallere, a Moncalieri. Quello che vi manca di informazioni è su Facebook, più facile che non sul web, a Marpiemonte. Se potete scrivere a Marpiemonte Onlus, a Marpiemonte, comprare cose a Facebook con tutte le cose. Esatto, quindi non avete scuse. No. Si trova da... L'ultimo incontro, il saluto, insomma, è importante. Assolutamente. Allora un saluto, un ringraziamento a tutti voi, ci vediamo sabato, alla prossima. Grazie.